Nessun accordo dopo la riunione indetta a Bangkok per risolvere l'emergenza migranti nel sud-est asiatico. L'esito del summit a cui hanno partecipato rappresentanti di 17 paesi di diverse organizzazioni internazionali conferma l'impotenza regionale nell'affrontare le cause di un flusso migratorio che ormai ha raggiunto numeri allarmanti. Il nostro obiettivo a lungo termine, spiega il segretario permanente del Ministero degli Esteri thailandese, è che la gente non fugga, viva in pace, abbia un lavoro e una vita migliore. A quel punto non se ne andrà. Il governo di Myanmar ha accolto il nostro sostegno a carattere finanziario. Migliaia di bangladesi e di Rohingya, minoranza musulmana perseguitata in Myanmar, fuggono dai due paesi, ma l'ex Birmania rifiuta di essere messa sotto accusa. Le autorità thailandesi hanno intanto presentato una nave da guerra appositamente attrezzata per il salvataggio in mare dei migranti, mentre all'aviazione a stelle e strisce spetterà il compito di sorvegliare il braccio di mare che separa il Myanmar dalla Malesia. E proprio in Malesia probabilmente si terrà il prossimo incontro.